Negli adolescenti attraverso una storia, e la casa editrice Itaca ha apprezzato il lavoro, per cui ha deciso di pubblicarmi, e la prossima primavera ci sarà questa novità. C'è già un titolo o non si può ancora svelare? No, si può dire, così che si crea un po' di curiosità. Le ferite che non volevo. Le ferite che non volevo. Protagonisti, diamo proprio un abstract velocissimo di questo testo. Sono due adolescenti di cui io cerco di raccontare queste ferite. Esperienze che poi portano anche a crescere, a formarsi come persone, però chi di noi dice sono contento di aver subito questa ingiustizia, questo dolore? E questi due ragazzi da adulti, dopo anni di lontananza, si ritroveranno in due ruoli e uno dei due ha in mano la vita della figlia dell'altro, e lì ciò che hanno vissuto da adolescenti risulterà decisivo. Beh, già la trama personalmente l'apprezzo, e poi Emanuele, appena ci siamo, sarai nuovamente nostro ospite.